Bentornati in studio, adesso è arrivato il momento di una rubrica che piace tanto ai bambini, Elena, che è qua la zampa. Sì, esatto, e con l'occasione prendo la palla in balzo e vi ricordo i nostri contatti social per chi si volesse iscrivere per la prossima serie di Un Minuto per Te, che sono redazione @unminutoperte.it, poi potete scriverci su Facebook e Instagram. Qua la zampa è questa rubrica dedicata agli animali. Io volevo salutare il primo amico che ci segue da casa, è veramente il primo a seguire Un Minuto per Te ed è il mio cane, il mio Arras, che mi sta seguendo. E a proposito di qua la zampa, oggi però non parleremo di cagnolotti, ma parliamo di pappagalli. Tra l'altro mi viene in mente Enzo Salvi, che è stato qui con noi ospite, e lui ha tanti pappagalli. Però parliamo, che tra l'altro salutiamo, grande Enzo, ciao, grazie, ci segue sempre. E abbiamo Gianluca Ranzan, l'addestratore dei pappagalli. Colleghiamoci. Abbiamo un minuto per parlare di voi, un minuto, e sono 30 anni che vivo con voi, un problema. Nulla, io potrei dirvi che i pappagalli sono colorati, che parlano, che sono ciarloni, ma in realtà la cosa che mi piace sempre ribadire è il fatto che il pappagallo c'ha le ali. Noi molto spesso banalizziamo questa cosa, tanto da non farli volare, e invece per loro volare è basilare, è importantissimo perché attraverso il volo riescono a comunicare, riescono a dirci, a raccontarci le loro emozioni, riescono a migliorare l'empatia che c'è tra noi e loro. Ricordiamoci che noi siamo i loro compagni di vita, i loro amici di una vita, ed è giusto che questo venga proprio rinforzato, e nulla c'è di più bello se non attraverso il volo, attraverso il paesaggio, attraverso una passeggiata in campagna, in montagna. Quindi viva il volo con i pappagalli, ciao!